i tuoi colori in alto porterà. Differenti stessa fame di punti, benvenuti allo Stefano vicino di Gravina da Josafat. Lovilio si disputa quest'oggi il recupero della 29esima giornata del campionato di eccellenza pugliese e FBC Gravina Bitonto, squadre che si apprestano in questo istante ad entrare in campo. Gara importantissima ai fini di questo campionato di eccellenza che volge al termine. Il Gravina primo in classifica, vince. Era dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, Bitonto dalla destra alla sinistra si parte. Ecco, con le mani cerca Albano, anticipa Lezcano, quindi va a Rana, serve bene Mazzilli. Si salli. Avanza, si salli, palla dentro a cercare Rana, palla lì Albano, il gol della Gravina, porta la firma di Diego Albano, si sblocca subito la gara del vicino, ma sono vibranti le proteste della difesa del Bitonto. Per la verità abbiamo visto una spinta. Si creano i soliti blocchi al centro dell'area, parte Bonassi a cercare Manzari, esce Cinumbriello che non si fida e rinvia la palla con i pugni, poi tiraccio di Modesto che si perde nella porta, buona la giocata di Albano, poi appoggia male per Sisalli. Aloisio rimette subito in gioco la palla, buona la giocata di Manzari, intanto Manzari dentro per Terrone, manca l'appuntamento con il gol, d'un nulla Nando Terrone, grande patto quello che stiamo vedendo in campo sin qui a Gravina. Rana controlla bene l'attaccante giallo-blu, poi la chiusura di Lezcano, Rana accetta il duello, si libera di Lezcano, ancora Rana cerca lo scambio con Albano, l'1-2, Rana chiude bene Campanelli e Rana può tino. Mazzilli cerca Albano, va a vuoto Rubini, Albano può servire Rana, ed è bravo il portiere Rana, quindi Montemurro, e poi l'ultimo tocco è proprio di Giamptrani, occhio a Manzari, grande palla gol per il Bitonto al 33. Parte Manzari, botta forte la palla, non trova però lo specchio della porta, nulla, ma quello operato dal Bitonto, tutti all'interno dell'area piccola. Parte Modesto, Cinumbriello, esce lui, grande intervento di Max Cinumbriello, bene Bonasia, Albano, quindi Mazzilli, Albano, Mazzilli, buona la giocata di Gianmarco Mazzilli che fa partire un gran tiro, Mazzilli la palla non trova, la parte con il Gravina che avanza con Mazzilli, stop and go di Mazzilli che serve Albano, lo scambio per Montemurro, posizione regolare Montemurro, è debole però il suo tiro ancora, Gravina, Gentilesca preferisce appoggiare per Rana, Montemurro allarga proprio in questo istante per Marco Gentilesca, non c'è fuorigioco. Gentilesca punta e salta bene Modesto, gran cross dentro, palla buona per Sisalli che l'aggancia, Sisalli, serve Fiorentino, la botta di Fiorentino, il raddoppio della Gravina con Daniele Fiorentino al minuto numero 36, raddoppio del Gravina, la firma è ancora di Daniele Fiorentino. Seconda rete nelle ultime due. Deve essere il play davanti alla difesa. Intanto si riparte proprio De Santi, stocca il pallone per il Bitonto. Sale il 5 del Bitonto, Modesto. Manzari prova la botta, Manzari. La palla termina in calcio d'angolo. Montemurro, Gentilesca. Il cross di Gentilesca, Fiorentino. Può provare anche la botta, Fiorentino lo prova. La palla termina però in fallo. Dentro l'area vediamo Manzari, Lezcano, Campanella, Rubini e Tedesco. Modesto al limite dell'area, parte Bonasia direttamente in porta. Calcia forte Bonasia, trova però le Gentilesca. Dentro l'area per Scaringella che si gira con un attimo di ritardo.
Intanto Gravina, Rana, lotta con Modesto, alla meglio Modesto, poi Fiorentino, serve Gigi Rana, Rana, ancora Rana, fermato Mazzilli, la piazza alto però! Non ha trovato Di Benedetto, Montemurro dalla difesa. Parte Fiorentino dentro, Rana, scaringe l'anticipato, Montemurro alto! Altra grande, Rubini. Attaccato da Scaringella, Rubini, Sisalli, ancora Gravina, Mazzilli, libero Montemurro, Mazzilli, serve Montemurro che non arriva alla Mazzilli. Ha smesso di piovere intanto a Gravina, la voragine. Cerca Rana, delizioso il lancio per Gigi Rana! Gli dice di no, però il portiere, 2 minuti di questo Gravina Bitonto. Parte Fiorentino. Cerca Rana, l'aggancio di Rana, Scaringella! Si divora una palla gol enorme! Parte Fiorentino direttamente in porta! Accarezza, la attraversa la palla e termina alla Campanella. Va all'indietro ancora da Rana. Finisce qui intanto al vicino il Gravina. Raccoglie una vittoria importantissima per il proprio cammino in vetta al campionato di eccellenza. Gravina a meno 2 dalla Serie D. Qualora la formazione di Di Maio dovesse vincere a Bisceglie o dovesse pareggiare e il Barletta non riuscisse a far proprio la posta in palio in quel di Faggiano contro l'Hellas Taranto, Gravina sarebbe matematicamente in Serie D.